Tenetto tattico, Flecktarn, Germania Est-Ovest, Bundeswehr, ex dotazione, anni 2000. Lo zainetto è realizzato in una robustissima cordura impermeabile, due fibbie in polimero rinforzato sul davanti per aprirlo. All'interno possiamo trovare dei loghi produttore con stampigliature varie. Sopra abbiamo due cinghiette regolabili tramite questa fibbia. Si possono tirare a volontà o allentare per inserire un telo d'enda o similari. Le fibbie di attacco sono quelle tipiche del tutto il materiale tedesco Flecktarn, ossia specifiche per il suo cinturone. Sotto abbiamo un passante con un automatico in metallo, finiture molto ben fatte, cucito, bordato. Al di sotto troviamo ben quattro fori di autosvuotamento con occhielli metallici antiriflesso. Sarebbero bastati forse anche due, ma il materiale tedesco è sempre molto molto curato. Andiamo a vedere l'interno, in cui noi abbiamo posto due valigette portapistola che stanno comodamente dentro. L'interno è composto da una tasca sul retro per tutta la larghezza dello zainetto e due tasconi laterali, due abbondanti tasconi laterali fatti dello stesso materiale, sia i tasconi che la tasca sul retro, in lo stesso materiale che c'è all'esterno, in cordura mimetizzata. Anche qui un eccesso di zelo, in quanto sarebbe bastato anche un materiale più povero, non mimetizzato se non altro. Ma il materiale tedesco è sempre di manifattura eccellente. La capienza è notevole, in quanto le due valigette entrano comodamente l'una davanti all'altra. Per chiuderlo è facilissimo. L'aggancio. Gli agganci sono anch'essi regolabili tramite fibbia. Sono